bella storia, 30 anni fa Badolato era un paese in vendita, oggi Badolato concorre per essere nominato tra i borghi più, il borgo più bello d'Italia e sicuramente è tra i borghi più belli d'Italia, quindi un grande risultato e quindi anche una strada da percorrere per tanti altri borghi della nostra regione che meritano un'occasione e credo che Badolato po possa insegnare tanto. ma una azione che è finalizzata anche ad un turismo destagionalizzato che possa combinare il prodotto territorio con i prodotti del territorio e possa dare un altro modello di sviluppo ad una Calabria che ha bisogno di occasioni. Noi li sosteniamo con un'intensazione di promozione, per esempio, faremo delle trasmissioni sulle reti nazionali Geo, in Geo che saranno dedicate proprio ai borghi più belli della nostra regione per promuovere in maniera poderosa anche questa importante offerta destagionalizzata. Badolato è l'unico borgo calabrese a far parte di questa meravigliosa competizione, partecipa insieme ad altre 19 località italiane, ma appunto essendo l'unico borgo calabrese per noi è un onore mh, rappresentarlo. E ci stiamo preparando, eh, le votazioni sono già aperte, si può votare ogni giorno fino al 17 marzo, quindi l'appello per tutti i cittadini, tutti quelli che ci stanno seguendo, di votare e sostenere Badolato. Perché è un borgo meraviglioso, ricco di storia, patrimonio artistico-culturale interessante, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Nicola Parretta lavora costantemente per valorizzare il borgo. Siamo qui oggi per sostenere Badolato, che fa parte dell'Associazione dei borghi più belli d'Italia e nonché ha aderito anche all'Associazione Calabrese. Eh, Quest'anno eh, a rappresentare la Calabria appunto è Badolato nella competizione Il borgo dei borghi eh, che eh, si tiene appunto eh, ogni anno mh, nella trasmissione Il Kilimangiaro. Eh, è un evento importante dove eh, il borgo di Badolato che rappresenta nel, appunto l'associazione calabrese e quella nazionale eh, deve appunto avere quella visibilità, quella... Eh, popolarità e quindi per promuovere quindi valorizzare eh, i borghi più belli che a rotazione ogni anno partecipano a questa competizione eh, devo dire che eh, gli ultimi anni l'associazione calabrese si sta muovendo con una serie di iniziative eh, dove eh, appunto Stiamo lavorando per la promozione e valorizzazione dei borghi stessi. Anzi ne approfitto per eh, comunicarvi che quest'anno ci sarà il Festival nazionale dei borghi più belli d'Italia in Calabria, precisamente ad Oriolo e Rocchio Imperiale. Quindi invito tutti quanti a partecipare anche a questo evento eh, dove ci, sarà, eh, ci saranno tutte le regioni d'Italia con i rispettivi borghi. È un'occasione per far conoscere le nostre realtà, il nostro territorio, quindi le nostre eccellenze, sia nell'ambito enogastronomico che nell'ambito turistico.